E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo con il nostro paladino che non vi facevo vedere da anche troppo tempo. Ho fatto un sondaggio proprio 2-3 giorni fa sul mio canale Telegram. Mi invito a seguire il mio canale Telegram perché lì scrivo magari delle cosette un po' più particolari, chiedo consigli eccetera sui video da fare. Quindi se siete lì avete più potere tra virgolette sui video che possono potenzialmente uscire o no, perché comunque mi date idee o degli spunti. Ho fatto questo sondaggio chiedendo se era meglio magari fare un classico episodio di gameplay oppure una mini guida, e ho pensato, visto che alcune persone me l'avevano già chiesto, di fare una mini guida sul mio paladino retri attualmente, visto che comunque ho raggiunto un discreto item level. Adesso ovviamente non sono endgame né ultrapotente, però discreto item level. Quindi posso più o meno dire come fare DPS, come ho cercato di fare questo personaggio nel migliore dei modi, non possedendo appunto un equip stratosferico, perché attualmente, come potete vedere, sono a 936 item level. Allora, senza tanti fronzoli, facendo il video molto rapido perché di solito i video guida sulle spec durano 20.000 anni e io li odio, quindi cercherò di essere il più breve possibile. Questi sono i talenti che utilizzo io. Allora, molto in breve, questo qui è il talento più forte della prima linea perché, come potete vedere, vi aumentano i danni sia il Templar Verdict, che dopo vediamo che spell è, più il Divine Storm, che vabbè è la spell AoE che esiste a 1000 anni, quindi è molto importante, quegli altri non ne vale per niente la pena. Sotto abbiamo due possibilità, diciamo, vanno bene sia il primo, questo qua, che lo Zeal. Lo Zeal diciamo che è più una spell per le AoE, però vanno bene tutte e due allo stesso modo. Allora, per quanto riguarda la riga più sotto, praticamente per quanto riguarda il PvE sono fondamentalmente... ovviamente questa è una guida per il PvE. Sono tutti potenzialmente inutili, perché di media andate contro boss che non possono essere stunnati, blindati, insomma non gli potete fare un cazzo di niente, quindi questo qua è solo così. Quindi ho preso il Fist of Justice, che per ogni ripower che spendo mi diminuisce il CD dello stun classico. Per quanto riguarda invece la linea più sotto, questa qua è sicuramente il trend più importante, perché ogni autoattacco ha la possibilità di andare a resettare il CD del Blade of Justice, che è una spell essenziale per il DPS del paladino, perché ne sono praticamente 5 tutte. Se avete la possibilità di diminuire il cooldown di una con gli autoattacchi è proprio grasso che cola, quindi fichissimo. Per quanto riguarda il 75 invece, stesso discorso del 45, quindi potenzialmente poco utile. Inizialmente avevo messo questo, ma costa 5 ripower, che è il massimo, che è tantissimo, quindi è molto dispendiosa. In più, la condizione ottimale è di fare questa spell su un personaggio stunnato, quindi sui boss è impossibile, quindi per il PvE no. 90, pure una linea relativamente inutile per quanto riguarda il DPS puro. Io ho messo questo perché mi diminuisce il CD e il Divine Shield, a volte può essere molto utile per evitare di crepare su qualche raid, qualche boss strano. Questo vabbè è una cacata atomica. Allora, l'ultimo ne vedete due perché io ho un leggendario, cioè l'anello questo, che mi dà praticamente un talento in più sul 100. E in questo caso mi ha regalato il Divine Purpose, che pure è molto forte, perché per ogni power che spendo ho il 20% di possibilità che la prossima abilità che costa ripower sia gratis. E poi vabbè, il Crusade, che è importantissimo perché rimpiazza la Avenging Wrath, che sono le classiche alette del paladino, il CD, l'unico CD che apre il danno, e lo potenzia anche perché dà più aste. Allora, in breve i talenti ve li ho spiegati, non ci ho perso troppo tempo perché tanto quelli sono. Allora, per quanto riguarda le stats, le priorità del stats, allora sicuramente abbiamo aste e mastery. L'aste, quando siete arrivati al 30%, è inutile andare sopra. Io ho visto che il cap dell'aste per i paladini retri è il 30%, io sono arrivato al 30.05, quindi perfetto, e da lì in poi dovete puntare solo e esclusivamente a cagare mastery come se non ci fosse un domani, perché la mastery aumenta il danno del judgment e aumenta i danni che il target prende tramite il judgment. Perché come potete vedere, se io adesso targhetto questo coso qui, ho il 57% di danni in più fino a quando il judgment mi rimane up, che è tantissimo. Più mastery avete, più quella percentuale è alta. Quindi per esempio, se voi avete il 55%, non sarà più il 57%, ma sarà 65%, per di esso sto dicendo numeri a cazzo, però per farvi capire il ragionamento. Poi vabbè, la versatilità è una stazza sicuramente minore, critico e versatilità sono sul livello più basso rispetto a aste e mastery.
Avidance qua manco che cazzo se la calcola. Vabbè, ovviamente la stats è proprio primaria, la strength, ma quello non dovete nemmeno calcolarla, perché non esiste più niente per andare a regolare quella stats sui pezzi, perché prima c'era Reforge, ma adesso non esiste più. Quindi se un pezzo vi dà strength, ve lo tenete. A parte che ve la dà sempre, cioè sempre proprio. Quindi non è che vi potete mettere un pezzo che dà intelletto. Non ve lo toglie, come potete vedere qui, vedete, l'intelletto è grigio, quindi non ve lo dà per niente, ve dà solo strength, quindi quello non è un problema. Allora, per quanto riguarda i leggendari, che è sicuramente un argomento che interessa, quali sono i leggendari migliori per la spec? Allora, io ho il secondo e il terzo migliori, perché il migliore proprio, il 100%, il top, è un Beck, che aumenta ulteriormente il danno del Templar Verdict e del Divine Storm, quindi è una cosa veramente OP. E vi lascio l'immagine qua del Beck. Io ho la Cinda, che comunque è buonissimo. E ho l'anello, che è il secondo leggendario più buono di tutti, perché vi dà appunto quella stazza in più che fa veramente tantissimo, perché avere il 20% di possibilità di avere una spell free è pauroso. Vabbè, la linea dell'artefatto, non c'è poco da dire, dovete farmare come gli stronzi, arrivare fino alla fine e potenziare all'inverosimile, perché tanto alla fine completate tutto. Per quanto riguarda la rotation del paladino è molto molto semplice, si basa tutto sui, ovviamente, si basa ovviamente tutto sugli Holy Power, quindi. Allora, abbiamo a scaletta lo Zeal, che è un attacco che genera un Holy Power solo. Poi abbiamo il Blade of Justice, che invece ne genera due. Il Judgment, stesso discorso, ne genera sempre uno. E poi abbiamo il Divine Storm e il Templar Verdict, che invece sono a costo. Più Holy Power avete, più questi andranno a fare danno. Quindi, se voi lo fate con 4 Holy Power è il massimo, se voi invece lo fate con 3, ne fa sicuramente meno. Allora, adesso vi faccio vedere più o meno come faccio DPS io e quanto DPS faccio soprattutto. Allora, qua a destra potete vedere il mio recount. Sto facendo un cazzo di danno. Nel momento stesso in cui avete il Judgment On, quindi fate tantissimi danni in più, dovete cercare di spammare il maggior numero di spell, specialmente per esempio un Templar Verdict caricato con 4 Holy Power, perché è il massimo del danno che potete fare. Il consiglio che vi do io prima di andarvi a sparare GD, cioè questo qua, il Crusade, è di mettere il Judgment e subito subito dopo spararvi GD con il Templar Verdict a 4 Holy Power. Quindi fate Judgment, subito dopo GD e spammate il Templar Verdict a manetta. E poi adesso vi si rigenerano gli Holy Power proprio a profusione. Ogni Judgment, ogni Blade of Justice vi tornano tutti free, come potete vedere, e vi aumenta l'aste in una maniera molto molto veloce, quindi vi ritrovate a spammare spell come se non ci fosse un domani. Poi non ho parlato della spell dell'artefatto, che è questa qua, che è un'Aoe, che lascia poi anche un debuff, che fa, diciamo, dei danni costanti, e vi rigenera 5 Holy Power. Quindi se voi siete a 0, fate quella, sparate un Divine Storm al massimo, o un Templar Verdict al massimo. Lasciate stare il fatto che io non sto facendo un cazzo di danni, perché come ho detto io non sono endgame. E paladini, che magari hanno un item level a 955-960, fanno i buchi per terra, perché l'ho visto e sono molto alti in DPS. E niente, quindi magari in pool Aoe, magari utilizzate il Divine Storm e riuscirete a spammarlo, perché quando avrete raggiunto tutti questi talenti, magari qualche leggendario, un po' di stats carine, sicuramente avrete un regen dell'Holy Power molto più veloce, sia perché avete un'aste più alta, avete mastery più alti, critici più alti, quindi l'importante è che tenete sempre sempre up il Judgment, perché è una spell che vi fa fare tantissimi danni in più, esattamente il 57% di danni in più. Quindi se voi potenzialmente di una spell fate 100, quando avete il Judgment acceso fate 157, che è tantissimo. Se fate il paragone magari su 2 milioni di critico. Io il raid con tutti i GD accesi in un picco massimo arrivo tipo a 1.200.000 DPS. E poi calo calo fino a magari circa sempre 1 milione rimango. Quando vi torna il Crusade e raggiungete, diciamo, le 15 stack, che mi sembra arrivano fino a 15, questo qua, il Crusade, ovviamente il danno è il 40%, l'aste è il 30% e l'healing è il 50%. E che è veramente una cosa gigantesca. Non sta aumentando, scherzavo. Ogni volta che spendete Holy Power aumenta e si stacca a 15, infatti, massimo. Quando siete a questo livello partono crittoni, come potete vedere, tipo 2 milioni, 2 milioni 800, 3 milioni, a volte critto anche di più. Però in tutto il tempo che già avete il Crusade acceso dovete assolutamente sempre sparare il Judgment, perché
utilizzate sia il danno in più del Judgment e sia il danno in più del Crusade che vi ha dato. Quindi quando siete a 15 stack, mi raccomando, spammate quel cazzo di Judgment, perché dovete fare i buchi per terra. Diciamo che il paladino è abbastanza monotasto, come potenzialmente sono danno anche sull'under. Sull'under specialmente Beastmastery, cioè non fai assolutamente un cazzo. Ci sono tre spell che devi premere e finisce lì la storia. Tutto sta da ormai sul PvP, ovviamente giostrarti sugli spostamenti, tutte le varie tattiche del caso, eccetera. Però potenzialmente, io che vengo da una scuola vecchia di World of Warcraft in cui c'erano 18 spell da dover utilizzare, tutta rotation specifica, eccetera, cioè quella rotation del personaggio era tutto. Se sbagliavi quella eri ingulato. E invece adesso potenzialmente la rotation del paladino basta che tieni il judgment acceso, spammi a giro e finisce lì la storia. Perché se andate a vedere, le spell del paladino sono 5, 6 se ci comprendete anche la spell dell'artefatto, ma quella cioè c'ha 30 secondi di CD, quindi non è tantissimo, ma non è nemmeno una spell che comunque usi spesso come potrebbe essere un Judgment, appure che ha 9 secondi di CD. Quindi spero che questo video vi sia sicuramente stato utile per chi ha il paladino, per quelli che mi chiedono il war non è abbastanza gear per fare una guida, insomma, che renda, perché non posso farvi una guida con un personaggio che ha 860 item level e fa schifo perché non mi proccano nemmeno le cose, perché magari per raggiungere il top DPS oppure per raggiungere una rotation decente avete la necessità di tot stats, tot critico, tot aste, perché sennò certe rotation sono inutili perché vengono basate su proprio il fatto di possedere determinate stats che sono importantissime. Ovviamente anche le relic, non vi ho detto, svolgono un ruolo abbastanza importante, ma potenzialmente dovete averle alte. Cioè, prima di arrivare a fare selezione sulle relic dovete averne veramente tante di alta scelta, perché è molto difficile trovare relic per chi non raida superiore a 9,35, 9,40. Dovete avere culo sfondato. Oppure fare raid, appunto. Se fate raid, magari siete personaggi molto più attivi, eccetera, e avete un pool di relic più ampio, allora potete essere selettivi. Sicuramente quelle che riguardano Judgment, Templar Verdict, Divine Storm, tutte queste cose qua sono le migliori. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.